Colaceo e ci va. Allora, guardatelo. Okay. Questa è un'opera che era iniziata 3 settimane fa e adesso va a essere completata. Dico bene? Sto parlando con te. Dici tutto te? No. No, prosegui e spiegalo, perché voglio capire anch'io quello che dici. Io pensavo che era una persona poco seria, ma adesso me lo stai confermando. Allora, cominciamo subito. Qui andiamo con l'oltremare e una puntina di viola. Cominciamo con un colore. Vedete, copre e non copre. Dove non copre questo azzurro che sto mettendo, questo oltremare, automaticamente vengono fuori dei tetti che io non ho dipinto. Questo, man mano che il lavoro diventa sempre più trasparente, ecco a cosa serve il rosso sotto. Infatti c'era un periodo che io preparavo tutte le tele con la cementite, quella all'acqua rossa, e poi ci dipingevo sopra. Dipingendoci sopra, nelle zone che non riuscivo a coprire, resta quella trasparenza che dà una luce incredibile poi all'opera. Guardate dallo specchio adesso che vedete come se n'è andato dietro il cielo, mentre invece il rosso era tutto avanti, schiacciava il quadro. Adesso proseguiamo, perché qui ci mettiamo anche una puntina di ocra e seguiamo ad andare avanti con i colori caldi. Allora, io vi ho sempre detto di fare il cielo, qualunque cosa, sempre con colori diversi. Qui, se lasciamo questo tono, dall'altra parte bisogna cambiarlo. O più caldo, o più freddo. Allora scaldiamolo. Ecco, no? Questo è un po' il colore abituato a vedere i romani, quando ci sono le famose ottobrate romane, no? Con quei colori così caldi. Ecco, fino a qui, così. E poi proseguiamo. Quello lo lascio, lo squarcio. Guai a toccare quello. Lo squarcio, quello azzurro che c'è lì in mezzo. Sì, esatto, quella sciabolata di colore che rimane. Da profondità all'opera. Ecco, vedi. Dico bene? Sì. Adesso qui sotto poi invece vado con un Prussia che allontana ancora di più. Insomma, il rosso che c'era prima è scomparso. Il rosso ci serviva per preparare il quadro. Una volta che ci piaceva un cielo diverso, niente. Ma tanto se seguite a fare i rossi, poi dall'azzurro al rosso con una facilità incredibile. Sì, però guardate un po' adesso. E lui invece era al contrario. Guarda un po' adesso il paesaggio. Non sarebbe un artista. Gli artisti sono tutti strampalati. Vedi davanti? Adesso finisco questo pezzo e dopo cominciamo a bucare con il viola qui. Andiamo ancora avanti. E sopra rimane il rosso. Quale? Questa parte. Questa sì. Questa no, perché non ha senso, no? Questa non ha senso, ecco, così. Quello squarcio, però, quelle sfumature di rosso lì sulla destra. Sì, quelle appunto. Così Mi sembrava strano che lo chiedi. Ecco, basta. Allora non l'hai coperta tutto. Prima avevi detto una cosa, o almeno io l'avevo interpretata in quel modo. Io cerco di confondervi le idee, perché se diventate troppo bravi, io devo cambiare mestiere, Quante ne racconta, guarda. Adesso entro con la spatola e comincia il grande lavoro. Venite a vedere da qui, adesso, da lontano, vedete attraverso lo specchio. Mi accendo la luce e guarda che profondità che prendo di quel tanto. Con la luce spenta è meglio, con questa ancora. Vedi com'è strutturato? Adesso finiamo il cielo. È cambiata l'opera, avendo tolto il rosso, è cambiato l'opera, sembra vedere. Anche se devo dire che il rosso a me non dispiaceva. Anche a me. No, è capire il colore, il fondo, quando. Cioè, capire quello che si vuole ottenere. Allora, visto che ti piace il rosso rosso, no, perché il rosso rosso non regge. Ha messo il rosso lui, no? Ma in questo modo, se c'aveva il rosso. Se aveva messo un colore diverso, allora il rosso poteva rimetterlo sopra. Se avesse fatto una base di un colore ocra, tipo questa qui, l'avrebbe riportato sopra. E allora che i sprazzi di quello che c'è sotto ritornano in evidenza. Non pensi che vada in base all'umore? Ah, sicuro.
Poi specialmente, specialmente se a dipingere una donna, l'umore cambia in ogni, giallo, cambia in ogni istante. Anziché il rosso, mettevo tutto giallo. Sì, anche si poteva fare, perché no? Poi, Domenico, una volta che c'è una base così calda, qualsiasi colore dietro regge. Poi quello dipende dalla sensibilità. Adesso addirittura qua giù entriamo con un colore freddissimo, con un Prussia, perché crea un contrasto enorme con questo. Eccolo. Gli metto una puntina anche di giallo, così lo freddo ancora di più. La profondità allontana il cielo. Sì, ma muove tutto, lo fa vibrare in un modo fantastico. Ecco, prendo questa spadolina. Guarda, poi io che cosa faccio? Prendo questo colore, no? Eh certo. Guarda. E fai i tagli con la spatola. Come mai tu, Ezio, fai tante piante ma non fai mai i fiori? Ma non era romantico, no, ne ho dipinti, ma non mi piacciono, non è una cosa banale il fiore, capito? A me piace creare, mi piace fare qualcosa che non esiste, andare oltre la fantasia. Ecco. Beh, io dico i punti verdi, perché non fare i fiori anziché fare gli alberi? Ma perché non lo sento, è troppo banale. Sono banali, ho detto. Lo fanno tutti, so lo vedi, oltretutto lo vedi anche nella realtà, capito? Ecco, prima ti ha tirato fuori lui quella foto del tuo paese con gli alberi tutti, perlomeno tutti fioriti, tutti colorati. È banale vedere quella, è proprio la classica cartolina di paese. Fammi un po' vedere. Vedi che differenza? Una parte calda e l'altra parte fredda. E adesso me lo seguiamo ancora. Qui al centro preparo una spatola grande e cominciamo con le famose sciabolate. Ce lo vedreste il bianco voi? Se mi dai luce, certo che devi mettere il bianco. Però un conto è il bianco che ha asfalto, un conto è il bianco col pennello, di pazienza. No. Mica finito. Ma è sempre bianco, è? No, manco per cavolo. È un'altra cosa. A voi che piace, quello lo sistemiamo dopo. Adesso a voi che piace il rosso, adesso vedrete il rosso, però uno spicchio. Vedete che mi aggancia il rosso che avevo sotto? Sì, sì, sì. Quando mettete un colore dovete tenere sempre presente quello che avete sotto per ottenere gli effetti. Ecco, questo qui. Adesso farò il cielo tutto svirgolato perché deve essere coerente con quello che state vedendo qui sotto. Spadola non mi piace. Ecco, guarda, il rosa che mi si riaggancia vicino al rosso, vedi? Questo che mi si aggancia a questo rosa. Poi lo devi allontanare però. No, lo fa da solo, si allontana. Adesso man mano che io lavoro,
A meno che io ci vado sopra con la spatola, tu vedi che alcune zone si avvicinano e altre si allontanano. Adesso qui il giallo. E risfrutto un po' di quell'azzurro, vedi? Vedi, qui lascio parecchio giallo. Lascio spazio, certo. Quando vedi tutti questi passaggi, se uno non sa, pensa, ma che è matto? L'ha levato, poi c'era, l'ha rimesso, ma perché è tutto scemo? No, lo metto, ma dopo devo riandare sopra. Poi sa perché viene bello questo colore? Perché si fonde questo con quello che metto. Invece di impastarlo sulla tavolozza, ecco, il colore lo impasto direttamente sul quadro. Ti farò vedere da lontano questo cielo quanto è luminoso. Ecco il giallo che ho messo là sopra, vedete? Che fa? Ecco, così si impasta tutto e si amalgama. Ultimo grigio. Fammi vedere. E ci siamo. Adesso ci va un rosa. Qui. Questo perché partiamo da qua, adesso illuminiamo il quadro. Levo tutto, metto bianco e rosso. Facciamo un rosa. Con la cementite lo stai facendo? O con no, bianco? bianco normale. Allora, qui facciamo venire una luce fortissima. Adesso parto da sopra dal cielo a scendere impastando un rosso. Prendo questo di rosso e prendo questo. Ah, c'è un po' di pigmenti però. Sì, eh? Sì. No, ma lo faccio tutto con il normale. Ho perché sennò loro pensano. Quelli sono pigmenti, ecco sì, perché dico sì. No, lo faccio col rosso normale, preferisco allora. Guardate che il giallo, il colore che ho messo prima, non posso toccarlo tutto, vedi? Eppure tornano. Vedi? I rossi tornano. No, non è il rosso. Il rosso è eliminato, questo vabbè, è un colore caldo. Lei fa finta di non comprendere quello che volevo dire. Guarda adesso, vieni qua. Guarda che luce. Vedi come ci sono tanti passaggi? Passi da questo a questo a questo a questo a questo. Cioè, praticamente il cielo è fatto di mille colori. Invece prima rosso, era tutto rosso e basta. Devo essere sincera, sì. Mi piaceva più il rosso. Ma è grafica quella, non è pittura. Però il contrasto con il cielo rosso, con queste case così... Ma diventa una grafica perché è piatto, capito? Adesso c'è tutta la tavolozza però. Tu devi pensare che quando fai un quadro... Vedi che qui c'è tutta la tavolozza, non c'è un colore solo. Però io quel rosso... L'ho detto io tutta la tavolozza, non copi per cortesia. Non l'avrei mai azzardato, invece fatto da Ezio mi piaceva. Adesso vedrai che la prossima volta ti piace più questo. Tu prima, a te piaceva prima solo l'azzurro, adesso ti piace il rosso, il passaggio non di poco. Ma lo stacco con queste case, con questo colore. Eccolo, guarda adesso come si amalgama. Vedi, si mette il colore e poi ci si lavora. Tanto comunque non è finito oggi. Vero Ezio? Questo? No, perché no? Siamo in tempo a cambiare. Poi ci mancheranno i graffi, capirai. Se lui non mette i graffi. No, questo non li metto perché sto insegnando a loro i graffi non possono metterli. Vabbè, quando hai finito di insegnare loro,
viene Mimmo, anzi se lo pubblico su Facebook arriva Mimmo e lo vuole perché c'è qualcuno che lo vuole acquistare. È successo l'altro giorno, o sbaglio? Sì. E allora? Mi diceva quando... Questo voleva acquistare. Sono passati 4 anni fa, no. Da quanti anni? 5 anni che abbiamo fatto il profilo, non mi ricordo. No, di meno, penso. Allora, no, ma sai, guarda che è una vetrina internazionale. Adesso, dopo... Adesso che c'ha 10.000 contatti, si è reso conto di che significa quella vetrina. Mi stanno chiamando un sacco. Quasi tutti quanti. Il secondo profilo che gli ho preparato, quasi tutti fuori di... Tutti stranieri. Cioè. Ma tutti stranieri sono. Ma pure il primo sono tutti stranieri. Nel primo, i primi 100 sono tutti stranieri. Il primo, dopo 100 viene un italiano. Voi ancora stranieri? Tutti stranieri, perché gli italiani saranno una 50ina. Hai fatto... Hai fatto caso? Tutti artisti, perché io gli altri cancello, solo gli artisti. Dai paesi asiatici, un numero esponenziale. Manca il viola adesso per vibrare. Vieni a vedere adesso che cos'è quel paese. Vedi nella parte azzurra che morbidezza che ha. È bello comunque, però che ne so. Che tu avevi memorizzato quel rosso. Ma adesso come l'hai memorizzato lo cancelli, vedrai. Ma tu hai la soddisfazione. No, ma nei prossimi quadri che fai, perché tu devi imparare a fare pittura, non fare cose scenografiche. Quella era una scena. Era piatto. Era tutto piatto, non c'era vibrazione, no? Quello un critico d'arte l'avrebbe detto, impara a dipingere, non sprecare soldi, l'avrebbe detto, capito? Uno che fa così. Oh, adesso ci serve un po' di viola. È aberrante questa cosa, Antonia, che vuole mettere viola. Quello non credo sia viola. No, questo qui sto rinforzando quella zona lì ancora. Aspetta ancora un pochino di più, gliene metto. Ah, ecco, qui c'è un rosso che dà... Mi piace di più quando inquadro a tavolozza, sembra un'opera d'arte. Poi tutta questa attrezzatura. Guarda. Adesso prendo una scatola più grande. C'è passato l'olio là sopra. E quella vernice, come si chiama quella vernice che passi sopra che dà... Il Damar. Ah, Dama? Damar. Adesso qui rosso, perché deve girare tutto il colore nel quadro. Adesso che... Eppure torna il rosso, Farinelli, no, che ma non... deve entrare... Farinelli che non torna al rosso mi pare una follia. Deve entrare ma gestito. Tu prima mi hai detto che avevi proprio cancellato completamente. L'ho cancellato infatti, eccolo. Qui c'è tutta la tavolozza. Io lo vedo bene il contrasto con questo. Sì, anche a me. A me che mi piace. A me piace. Ah, quello precedente. No, era troppo anche, piatto. Anche così. Così però muove, che... si muove molto di più così. Certo, vibra di più. Ha una profondità diversa. Guarda adesso, vedi? Vedi? Facendolo morire, eccolo così. Va accontentato. No, mi va contento. Questo andava fatto. Adesso qui c'è il giallo puro, perché... Lei vorrebbe il bianco azzurro veramente del Napoli. Guarda, non meschiamo l'arte con il guarda campo. Adesso a noi sta bene l'arte, è vero che l'abbinamento molto, ci sfizia molto, ci sfizia particolarmente molto bene. Tra sacro e profano poi decidi te qual è il sacro e qual è il profano. Adesso quando pubblicherò questo video che succede che qualcuno dalla Lazio me li tirati tutti i colori. Tanto io faccio facile, lo cancello. Cancelletto. Quelli che rompono e pretendono una risposta, io li cancello. E arrivederci e ciao. Ma per cortesia. Fammi un po' vedere. Sì, però si tocca da lì davanti, altrimenti viene inquadrato solo lei. Adesso sai che cosa manca? Il nero. Il cielo. Più che il nero io gli metto un viola. Che è il colore più pericoloso da usare, se non sbaglio. Sì, eccolo, guardate, ci faccio sta zona qua. E vedrete come prende luce il quadro. Walter e Tonia non lo utilizzeranno mai, per i primi 6 mesi non lo utilizzeranno mai il nero.
Adesso questo qui Walter. Mi va a sciogliere, vedete, si impasta col colore che ho messo sotto. Con le case, sì. E sembra diventato viola, se vai a vedere. O un mattone, un color mattone. Eccolo. E adesso pure da quest'altra parte. Lo faccio chiudere qui, sopra il rosso. E certo, perché deve lavorare a specchio in qualche modo. Adesso sì. Adesso li convince. Te Walter ti convince? Sì, sì. Ti convince di più il rosso, da come lo dici? Più ci vuole ancora. No, il rosso iniziale dici. Ma ci vuole. No, era troppo. Il era nero. Troppo paro. Era proprio da sfondo, sì, sì, certo. Sì. Ecco il nero. Beh, però un nero che viene in passato è già un nero, sì, diverso, ha un carattere diverso. No, questo dire. Adesso fa vibrare tutto il quadro. Mm-hmm. Il quadro è finito, sia la parte del paesaggio. Sì, si può lasciare, si può elaborare, però si appesantisce. No, vicino agli alberi. Non mi caricare troppe. No, però no. Ha detto che per la parte lì, che era, lo, che era la base, la lasciava così. Poi, sì. Vabbè, tu sai che dopo 3 secondi cambia idea. No, no, si può lasciare, come si può elaborare di più. Cioè però più ci lavori più diventa cartolina, capito? Ecco, a meno che ecco. Se io lo faccio astratto voi non ci capite nulla, perché in realtà voi dovete imparare a dipingere in un modo figurativo. Dopo l'astratto è un altro discorso. Beh, questo c'ha dell'informale però, abbi pazienza. Ma talmente lontano. Ecco, adesso qui ripasso con la spada il nero. E poi si passa adesso il bianco che scioglie questi. Perché gli hai tolto il bianco puro. Ma gli hai tolto la luce che avevi messo prima però. No, la luce non la vedi che viene fuori. Il bianco. Adesso viene certo. Fuori la luce perché questi qui si stempera. Cominciamo da questo, guarda. E adesso vedete che vengono fuori delle montagne che voi non immaginate nemmeno. In questo caso non l'hai diviso in 3 parti. No. L'hai diviso forse in 4 parti. No, ma più o meno. Non mi comprendo questi problemi. Queste sono regole che io cerco di insegnare a loro, però. Guarda le montagne come sono venute fuori. No, non lo muovere, è venuto talmente bene così. Perché la mia. Eccolo. Fammi vedere lo specchio. Sembrava spatolato, sembrava. Guarda lì. Sì. Vedi che armonia che c'è adesso? Il rosso avrebbe rovinato tutto perché mi faceva diventare una grafica. Adesso c'è un altro particolare, qui il viola, adesso, guardate il viola cosa mi fa adesso qui. Ho fatto 30, faccio 31, no? È l'altra montagna? Che però di colore... più lontane? Di colore diverso. Eccolo, qui. Adesso qui sotto, con un pennellino più piccolo, bisogna allontanare questa dalle case. Che faccio? Oltremare? Prendo dell'oltremare io, ho anche un po' di viola, mischiami viola e oltremare, e comincio a fare così, guardate. Ancora. Oltremare e viola. Qui in questa montagna allontano quella ancora, guardate che faccio, eh. Prendo un po' di rosso. Che voi amate, eccovi il rosso, tiè.
un po' di rosso da quest'altra parte. E adesso un po' di celeste col bianco e faccio muovere questa. Ho qui sotto azzurro, sempre oltre mare. Andare qui e si allontana pure questa, vedi? Ecco fatto. Adesso una luce violetta qui. Mi accendo la luce e ve la guardate. Troppa luce. Vedi, adesso schiariamo un pochino questo e lo mandiamo lontano. Allora qui c'ho del giallo, gli metto un pochino di Prussia, quindi diventa un verde. Vi sembra strano un cielo verde, siccome manca il verde che ce l'ho qua sotto e lì manca. In mano a te i cieli sono in tutti i modi tranne che naturali. No, perché guardate il cielo verde adesso, qui parto da qua. Adesso con questo verde ci gioco ancora un pochino, diventa quasi trasparente il cielo. Vedi, la cosa che dà soddisfazione è che quando io vado a fare qualcosa che azzardo, ma già so qual è il risultato, perché gli anni di esperienza aiutano a questo. Io penso che arrivato a quel punto nessuno avrebbe avuto il coraggio di mettere lì il verde, no? Tu avevi già in testa quello. Guarda che quel verde laggiù che cosa ha creato all'orizzonte. Vedi cosa ha creato. E adesso un pochino di rosa nel cielo sopra, qui sotto. Ancora un pochino. Comunque voi azzardate quando fate il cielo, ricordatevelo che è inutile fare il cielo tutto azzurro. Nel cielo dovete riportare tutti i colori che avete sotto. Tutti dovete riportarli. Vedi il verde che c'è qui, certo diverso, non posso mettere un verde così scuro, no? Questo adesso ci metto un po' d'oltremare queste montagne. Perché l'oltremare qui non ce l'ho. No, perché non c'ho l'oltremare. No, è proprio per cambiare, per farlo variare. Per creare una variazione, no? Automaticamente si allontanano pure, perché è chiaro che lo metto freddo. Eccolo. Ancora un po' di più. Ecco, così scuro. Così scuro e parto da qui.
Vedi? Gioco così a girare e basta. Così, così. Questa diamo io un po' di bianco, in modo che qui c'è luce, e gli diamo io un po' di luce pure qui, se no... Allora questo così... Oh, sapete perché è così luminoso questo cielo? Perché c'era il rosso sotto. Vedete che traspare dovunque passo il rosso sotto? Qualunque colore metto io, si scalda, perché quando passo con la spatola che gratto col pennello, vedete, e riesce quel rosso là, no? Però ne esce talmente poco che mantiene soltanto l'equilibrio. Ve lo faccio vedere incorniciato adesso questo qui con il bianco della cornice. Io ero rimasto, che rispondo al telefono, ero rimasto appiccicato. Allora. Mi spengo la luce perché lo vediamo proprio col buio, buio, buio. Eccolo. Eh sì. Che bene pare? Che devi piacere il rosso. In questo no, caso... No, di... no, guarda, guarda con la macchina bello, fotografica, sì. Puoi prendere la più costosa del mondo, tu non puoi avere un paesaggio così. No, no, perché la macchina fotografica, ma vedi il cielo che parte addirittura nero, viola, azzurro, celeste, giallo, bianco, verde, tutto ci ho messo. Però che cos'è? C'è questa atmosfera quasi magica, vedi? Che ne dice il signor Chiappini? Oh, siamo ho, poco da aggiungere, ho poco da aggiungere. Te le accendo. Vedi questi alberi, si potrebbero dipingere, ma non c'è bisogno, no, non puoi caricarlo. Hai solo un'impronta, capito? No, perché più cose ci metti, lo carichi troppo, lo carichi troppo. Guarda, ecco, questo è il colore che vedi dentro un appartamento. Vedi, non c'è neanche bisogno di fare graffi al cielo, perché è talmente elaborato. Guarda, addirittura questa cornice, che è una la meno bella che hai qui dentro, è adatta a quest'opera. Sì. Hai fatto caso? Sì, sì, no, questa regge molto bene. Questo è finito? Sì, questo lo lascio così perché elaborarlo vorrebbe di farlo diventare una finito cartolina. Io interrompo la registrazione. Perché lì il paese... Dunque, guarda, questi qui tu come l'hai fatto? È come se tu lo vedessi dal cielo e guardi in basso così. Sì. Guardi, non lo stai vedendo come sta vivo. Di fronte. Allora, ti parti da qui. Quando si fanno queste cose, tu fai così, vedi? Lo puoi fare anche con una matita, eh? Perché quelle che tu vedi davanti le devi vedere più piccole. Che quelle più lontane si vedono più piccole e quelle più vicine si vedono più grandi, questo intendi dire? Quelle lontane vedi più piccole, è ovvio, queste davanti sono molto più grandi, però è un'altra cosa che non combacia, perché queste si devono vedere. Adesso di quando lo fai da sola, io ti correggo soltanto questa parte qui, così ti faccio vedere come si fa. Allora prendo un pennellino di quella dimensione, ecco questo qua, e comincio con la prima piastrella. Le prendiamo sull'azzurro. Prendo un po' di bianco e un po' di oltremare, perché poi gli dà quasi il colore dell'asfalto, del San Pietrino, del... Comincio da qui, guarda. Vedi come deve essere? Intendi rifare i mattoni e non le macchie di colore come solitamente fai tu? No, eccolo. Adesso ne fai 4 o 5 dello stesso colore. Ne ho fatto una, due, tre. Ecco, io ne faccio un'altra. Faccio un'altra. Vedi, rispettando però quei segni che ho fatto, adesso un'altra ancora centrale qui,
un'altra qui e basta. A fianco cambio colore adesso. Però se tu vieni qua adesso, guarda un po' già un attimo. Vedi come stanno, come vedi il pavimento? Quell'altro volano, lì invece vedi il pavimento. Adesso andiamo ancora più avanti. Queste le faccio un pochino più calde. Quindi gli metto un po' di rosso. Che poi tutti questi colori diversi danno dei riflessi che sono molto molto interessanti. Dà un po' quasi l'impressione di quando c'è la pioggia, che vedi come cerco di rispettare il segno che ho fatto. Poi qui per esempio cambiamo colore, qui a fianco questa finisce e cambiamo colore, poi cambia ancora colore, magari qui qualcuna più bianca. Ti sembra assurdo, no? Vedi, mi aggancio un pochino anche a questa. Vedi, cerco di rispettare sempre quella prospettiva. Poi man mano che lavori, tu ci ritorni sopra, perché col colore sporco di quello ti va a influenzare quell'altro. Ecco, quello che gli sta a fianco. Questo azzurro, vedi, si amalgama, però inizialmente devi mettere dei colori diversi. Dopo, man mano che tu dipingi, ci rivai sopra. Ecco, quello che conta adesso è mantenere sempre questa prospettiva. Poi dopo prendo un pennellino, sempre lo stesso, e gli fai così. Questo lo faccio scuro, questo disegno, vedi? Perché l'idea di profondità cos'è? Eh sì, da profondità lo delinea anche il disegno, no? Perché io quando lo metto il colore non sto lì a farlo preciso preciso. Ecco. A vedere adesso. Vedi, adesso vedi il pavimento normale, no? Uh-huh. E invece le altre le vedi proprio che volano, non hanno nessun inserimento. Oh, si possono fare così, puoi fare con la spatolina pure. Per esempio, se c'è una spatolina piccola, vabbè, faccio con quella grande per farti vedere. Cioè, ti faccio vedere in vari modi, perché se dipingere sempre allo stesso modo rischi pure che ti annoi, no? Guarda. Però l'importante è che deve essere sempre orizzontale. Guarda. Poi io ci metto uno un pochino più verde. Prendo ancora bianco. E gli metto un pochino di giallo. Cambio in continuazione, perché cambiando... Cos'è la porta? No, no, è qualcuno che sta battendo. Se vado a salire rovino tutto, devi essere sempre orizzontale con questi, vedi? Così. Ecco, qualcuno invece col segno bianco, qualcuno col segno nero, qualcuno al segno blu. Proseguiamo, andiamo ancora avanti. Ti piace più col pennello o fatto così con la spatola? Tutti e due.
tu, Ezio. Il pennello devi limita un po', la spatola invece... E la spatola te lo tira fuori. Particolare, sì. Vedi, la spatola te lo fa vibrare, vedi? Diventa più luminoso. Adesso questi diamanti addirittura bianchi quasi. Faccio un po' di bianco e nero, proprio grigio. Questi quando sono finiti, che l'hai fatto tutto, diventano spettacolo, capito? Lui pensava già fosse uno spettacolo così. Beh, ho interpretato bene? Vedi, non per questo ci vogliono una vita per poter fare il pittore. Cioè, dipingere lo si può fare dal giorno, dalla mattina alla sera. Compri i colori e sporchi le tele. Adesso riprendo il nero forte e faccio così. 1, 2, 3, 4. Oltre questo ti insegno un altro sistema, ancora più facile. Però guardatelo adesso. Vedi che le piastrelle adesso stanno tutte quante a degradare. Tu immagina quando arrivi alle ultime, che sono più piccoline, vi avrò proprio di tal senso che non finisci mai, che devi finire poco. Un altro sistema è questo. Prendi una spatolina, anche il pennello, perché tu è meglio che imparare col pennello. Allora, prendo il nero e il bianco, e qui faccio grigio, tutto grigio. Poi, qui vicino metto il blu. Poi gli metto il verde. Metto un'ocra. Ma perché lo comincia a lavorare con le macchie di colore oppure poi rifà sempre? No, è sempre perché fa parte sempre del mattonato, devo farlo. Però... Ha già deciso quale colore di sfondo c'ha. Ah, ecco, ho capito. Fa la base, insomma. Sì, ma io ho visto che sono tutti i quadri. Se io vi insegno a fare le basi, voi non difficilmente sbagliate il quadro. Invece in quel modo cancellate, riandate sopra, rimodificate. Adesso per esempio una con un pochino di terra di Siena, più calda qui. Ecco, sta zona qui. E così mi sembra pure più pratico come approccio, non sbaglio. Beh sì, indubbiamente. Mi sembra più semplice, no? Ma io però inizialmente facevo per fargli... No, capito, per far sì che imparassero a disegnare, capito? Ad impostarselo un po'. Adesso che un po' di verde... Anche, quelli precedenti mi sembrano disegnati bene, però, come mattoni. No, questi no. No, disegnati bene come disegno, non tanto come... No, hai sbagliato tutto. È perché... Come approccio... No, non mi sono spiegato, come l'ho detto. No, vai, dillo. Dicevo, il mattoncino in sé, al di là che non è inserito bene nella progressività dell'opera, in questo intendevo dire. Ma questo cambia tutto, perché come l'ha fatti lei, è come se io guardassi da qui, guardo giù. Sono d'accordo. Guardo giù. Invece io devo vedere di fronte. È vero. Questi vedo di fronte, quelli invece ce l'ho sotto. È vero. Guarda che sto io a insegnare i costi. Ma io dipingevo dal balcone. Con me non ci provà, eh. Così è molto più pratico, però ci ho aperti 6 mesi. Ha impostato, cosa ha fatto? È come quel famoso quadro di quando stava a Belzoltre, che quella signora è venuta con tutte le foglioline, tutti i fiori, questo, due colpi di pennello, gliel'ha distrutto. Distrutto nel senso che gli ha fatto fare un salto di qualità non indifferente. Può essere successo qualche casino a Belzoltre, eh? Sì, ancora? Mi stava dicendo Monica, perché l'operatore, quello lì, no? Cosula, come si chiama? Attenzione a non dire niente, perché siamo in registrazione. No. Non fare nomi, intendo dire. No. Tonia, io questo lo pubblico o no? Come lezione va bene. No, io lo dico sempre perché non vi possesso delle cose altrui. Allora, continuiamo qua. Mettiamo qui ancora un po' di rosso. Però è diverso, vedi, il rosso è completamente diverso. Poi più da rosso è viola quello lì.
laggiù in fondo vado proprio con un verde che così è più freddo e se ne va più lontano. Adesso vi faccio vedere che tutto il lavoro che hai fatto non serviva a nulla, già soltanto con le macchie che ho fatto io la vedi già quasi l'asfalto, vedi già soltanto, e a vedere, vedi? Adesso su quello lì nasce, verrà fuori tutto il resto. Me lo alzo un pochino, vedo che è più comodo. Prendo questo. Quindi appena appena lo accenno, non forte. Praticamente una piramide bisogna... Eh sì, praticamente il punto di fuga è questo, no? Perché devi seguire la strada. È una strada in salita, difatti, no? Sì. Eccola. Adesso su questi segni io vado a tirar fuori le piastrelle. E poi le piastrelle mi pare che sono frutto della tua fantasia, perché mi pare che era asfaltata la cosa. No, c'erano dei San Pietrini, ma tutti scuri. Ma okay. Quelli sì, sono quelli che mettono, che era, ci abbiamo anche. Era come una massa unica. No, no, sono quadrati, come si chiamano? I San Pietrini? Sì, quelli più piccoli magari. È proprio così, sono. Ma sì, sono quelli, quelli chiamati quelli giapponesi, cioè non so come accidenti vengono definiti. Adesso se riprendo un pennello posso prendere pure questo grande, perché tanto dopo con la spatola vado a fare. A questo punto io prendo soltanto il bianco. Ah, perché la base ce l'hai già sotto. Ce la vedi? Devo domandare viene fuori il colore che c'è sotto. Vabbè, questo sì è più è molto più semplice. Cosa stavo dicendo prima? E perché non me l'hai detto prima? No! Se me lo dicevi prima io... Sei tu che ti fa la domanda da solo. È vero però già come si muove differentemente. Perché anche lui sta imparando evidentemente, impara da se stesso. Giorno dopo giorno. Adesso continuiamo di qua. Quindi sempre più piccoli. Che Walter abbia dato forfè, che se questo non è ancora qui. Penso di sì. Vedi come cambiano colore? Poi essendo fresco si impasta col colore che c'è sotto. Dopo con la spatolina gli fai il segno preciso, eh? Adesso io sto facendo soltanto le macchie. Tanto se continui così tu lo fa tutto il quadro. No, no, gli faccio solo sto pezzetto, dopo il resto deve andare da sola perché se no non impara. Ecco, gli finisco soltanto la parte davanti. Quella non la faccio, che certo, se la fa da sola. Con questo sistema che hai messo il fondo già con quel colore è molto più veloce, è molto è risalta. No, ma adesso ti faccio vedere, io ho fatto... Risalta di più. Ho fatto questo che appena sono... sbaglio, ti sembra per te che risalta di più? Mi puoi dire pure che non è vero, Ezio non sa. Ma... Vieni a vedere adesso. È come prima. No, lo vedi adesso come cammina?
E guarda che bello che cambia colore da una parte all'altra. Effetto pioggia. Vedi che effetto fa, che effetto straordinario che cambia colore da una parte all'altra. Adesso io non te lo tocco più perché già lo vedi tutto il quadro tu. Adesso con una spatolina, perché col pennellino non puoi farlo, puoi fare anche con un pennellino piccolo piccolo di quelli stretti stretti, ce l'hai uno piccolo così, ecco, stretto così. Ti può servire per esempio... No, la spatola però serve meglio. Soltanto dopo che hai messo quello, soltanto così fai, guarda. Vedi? Sì, però il taglio netto della spatola è un'altra cosa. Sì, quello della spatola, sì, no, io a lei volevo far vedere che può farlo risolvere in due modi, così. Vedi, e fai altri, guarda. Però non tutti, un po'... No, qualcuno così. Sì, qualcuno no, vedi, così. Poi invece ti faccio vedere la differenza con la spatola. Io adesso ne prendo una qualsiasi, ecco la prima che mi capita, questa sarebbe la mia adatta. Non è niente, tanto sono richieste d'amicizia quelle che fa sto rumore. Non è problema. Arrivano 100 al giorno in media, sta scarta quasi tutte perché ormai sta chiama un sacco di gente che fa tutt'altro lavoro. E allora quelli... Vedi, poi addirittura quello qualcuno, che è importante. Vedi, non tutti uguali, qualcuno lo lascia taglio, nero, qualcuno rosso, guarda pure rosso. Vediamo qua. Hanno fatto un omicidio davanti col rosso. Ma non lo vedi poi, non lo vedi proprio dopo, forse, perché... Sono le macchie di sangue, dici. Appunto, ho detto. No, ma non si vede. Vabbè, davanti a chiesa un po' male. Questo hai detto che è il tuo paese o Paternopoli? Paternopoli. Vedi? Diventano quasi color mattone, vedi? Guarda, guarda come si fonde. Però sono qui che hanno fatto i segui. Di... Sì. Alle 2:30 tutto quella botta. Mamma mia, immagino. Fammi vedere. Ecco. Guarda quel rosso davanti a quei mattoni. Ah. Sì. Oh, poi adesso questi davanti, primi, per ottenere un effetto eccezionale, devi farlo col colore puro, puro, puro. Quelli che ti chiedono lascio praticamente tutto con massaggi, eh? Adesso vi faccio vedere che vado con il bianco puro, con il massimo ocra, però colore purissimo, ecco, molto colore. Prendo un pochino di ocra. Siete a continuazione, questi stanno... Poi non è detto che devi combaciare questo, eh? Ognuno di questi lo devi fare diverso, perché quando mettono ste piastrelle non è che le mettono come le mattonelle precise, ne mettono una più su, una più giù. A me papà le sta facendo una cosa di fantasia, perché è diversa dalla realtà. Sennò... Ecco, qui ne faccio mezza di mattonella, guarda. Qui pure mezza, non è detto che devi farla tutta dello stesso colore, perché se la fai di due colori, vedi, tipo così, viene ancora più bella, guarda. Oh, questa fa parte di quelle ocre, ma adesso cambio colore, perché se dovessi fare tutto così diventa brutto, piatto. Adesso qui gli diamo un altro colore ancora, qui gli do un po' di giallo, perché la parte, quella vicina, la faccio più luminosa perché deve venire un pochino più avanti. Una. Vedi qui più verde, qui ecco.
Oh, un'altra cosa adesso che devi ricordarti. Non farla mai, un pochino in discesa va bene, poco poco, però non molto, perché se queste linee le fai un pochino in salita così, dopo la strada si incurva, così già va bene, regge. Ecco, l'orizzontale deve essere sempre abbastanza orizzontale, vedi così. Cosa che stanno facendo dei lavori, perché sento dei rumori strani. Qui dentro la fabbrica di San Pietro ci stanno sempre gli operai. A me non sembrava però un rumore di che... Ho sentito ta 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 ta. Sul momento non risalta che qualcuno bussava la porta prima. Vieni a vedere. Adesso vai da sola. Vedi come ha cambiato faccia? Sì. La pavimentazione di un mercato. Esatto. Adesso diventa una cosa carina. Poi ti fai il marciapiede, ti fai tutto il resto. E man mano che vai avanti tu vieni e io ti do una mano a correggere, a farti capire queste cose. Adesso questa va giù a bianca, mi hai detto, però bianca bianca non si fa mai, si fa un po' grigia. Si prende un po' di nero e un po' di bianco. Questa, no? Ecco. Questi cerca di farle precise, così vedi. Questa è una parte, l'altra parte di colore diverso, perché se la fai tutta uguale diventa piatta. Guarda come cambia colore adesso, eh? Queste dritte cerca di farle, eh? Sotto un po' più bianca, un po' più bianca. Guarda, vieni a vedere, avendo cambiato colore, guarda come si è mossa. Vedi? Adesso lo facciamo qui. Oh, dopo, sempre con la spatolina però, questo, cerca di imparare ad ordinarle, perché guarda che cosa ti combina la spatola poi. Fai così, così, così e basta. Te l'ho messo qualche colpo di spatola però, eh? Quello lo fai dopo tu da sola sopra, eh? Adesso ti faccio vedere qui. Si lavora bene con questo, in modo particolare vista come si lavora bene con la cementina, guarda che la cementina perché lascia molto spessore. Questo era bianco, me lo ricordo. Basta, guarda, è venuto proprio il muro. Viene proprio il muro morto. Questo è così, guarda. La particolarità della spatola è questa, ricordo. Ah, qua è zio, avevo fatto un coso, una luce che rifletteva qui sopra. Oh, poi questo l'hai fatto storto. Tu quando fai queste cose devi correggere. Innanzitutto devi curare il disegno, perché devi imparare. Tutto, io appoggio la mano, guarda, per andare dritto, vedi? Vedi com'è storto? Ecco, adesso è dritto. Adesso te l'ho drizzato quest'altra parte. Questo è l'interno del portone. Poi gli mettiamo un po' di rosso. Un po' troppo cupo.
Perché lei non sa come deve risolverlo dopo, Roberto. Ah, va bene. Questo però non l'hai fatto con la cementite adesso, l'hai fatto col colore. Vedi, è cementite. Ha sempre cementite. Ecco, la vedi, l'ho messa qui. È una porta invecchiata. Vedi? Bella. Prendiamo un tavolo di cementine. Questi sono belli la cementina perché guarda, è luminosa, guarda che ti fa. Guarda perché ti lascia lo spessore, vedi? Poi ogni tanto gli fai un segno, ecco. Poi questo per esempio lo lasci com'è e allora gli fai soltanto un segno bianco. Adesso ne facciamo uno un pochino più azzurro. Vedi, lo lasci così perché deve rimanere mezzo dipinto e mezzo no, vedi? Tutta a voi era venuta proprio la passione delle, del ciotolato, eh? Perché la prima volta mi ricordo che ho fatto, ha colpito tutto, ha colpito. Guarda adesso come... Però io ancora non riesco a... Guarda quanto è lucido. Vedi come cambia? Da una parte azzurra, una parte più gialla, una parte più rossa. Se queste cose non te le dico, non le fai tutto qua, è un mattone proprio brutto, capito? È tutta una cosa orribile. Adesso tu ricordati che qui c'hai molti colori da rispettare quando lavori a casa. Intanto te lo metto con la cementina che ti si asciuga subito questa. La stasera è secca. Uno. Un altro più rosso. Mi apri la finestra per cortesia che questo puzza. Apro? Sì, sì, perché non respiriamo sta puzza. Che bella aria c'è. Cioè. Guarda che bello. Guarda che colori fantastici che stanno venendo fuori. Quelli, vedi? E qui rimane di quel colore, capito? Le piastrelle, eccole. Perché qui basta solo il disegno, perché guarda, basta che fai così, vedi? Già ti vengono. Allora, di qua passiamo un pochino più azzurro, più verde. Io l'ho fatto col pennello prima per farti capire, però in realtà, se devo farla io per me, ecco come l'avrei fatto, vedi? Ecco, già addirittura mi è rimasto pure il segno che avevo fatto prima sotto, vedi? Adesso riandiamo di qua. Vedi, io già sto facendo, lavorando in questo modo, ti sto dando già l'impronta sotto. Anche qui dove non ci sono le piastrelle, le vedi? Cerca di coprire questi pattoni che hai fatto perché quelli... Ecco,
La prossima volta che vieni qui ci divertiamo, tanto tu tiri fuori quello che riesci a fare e non ti preoccupare. Qua giù invece facciamo proprio bianco e nero, proprio grigio grigio. Senti che venticello. Guarda che già oggi siamo a 31 gradi. Eccolo, guarda che bello. Di qua ancora più nero, guarda, tiriamo un pochino più di blu dall'altra parte. Anzi, un po' di viola. Viola. Che viola in colore molto ruffiano. Hai capito come si fa il sotto? Vieni a vedere. Guarda un po' giù in fondo com'è bello. Vedi? Le mattonelle, hai capito come si fa? E adesso questo si può mettere da parte e andiamo a analizzare un'altra cosa. Aspetta, vi faccio qualche segno sopra. Guarda, adesso le mattonelle non le dipingo, me le trovo già fatte, guarda. In questo modo però, con tutto questo mattonato così importante, così imponente, non svilisce un po' tutta quanta l'opera, l'opera sovrastante, no? Mi dà questa sensazione perché è un carico talmente. È un frammento, non notevole. Come? È un frammento, non è una piccolissima parte, capito, del quadro. Poi è tutto, è pure il primo piano. Vabbè, come l'ho detto. Qui, per esempio, con una spatolina piccola, guarda, se non ce l'hai con la tua preparata. Piccola, 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 questa forse è la più piccola che c'ho qui. Allora, voglio fare solo 4-5 mattonelle qui, perché non è detto che le devi fare tutte, eh. Lasci delle macchie così come stanno, guardi, adesso lascio soltanto delle macchie così, infatti. Vedi, tutte cose sono. E adesso ritorno qua e faccio così, così. Vedi, perché più va giù e più le fai piccole, capito? Guarda, io lì non l'ho dipinte, però tu le vedi già, guarda, se vieni qua. Vedi che ci sono le mattonelle, non l'ho dipinte. È una bella ruffianata. Basta, te insegno più niente, se no mi mandi per stracci tu.